ringrazio Massimo per la presentazione, ovviamente. No, volevo solo fare un saluto e sintetizzare rapidamente un pensiero. Questa occasione di fare una riflessione sui regolamenti e questo documento sul nuovo modello di governance è fondamentale, credo, perché è espressione diretta dell'esperienza che abbiamo vissuto. Si sta parlando molto di attività, di mission, di rappresentazione della mission, ma in mezzo a questo c'è il necessario passare attraverso la capacità concreta di operare e di attuare delle azioni. Dentro questa capacità concreta c'è una grossissima responsabilità, una responsabilità legale e morale. Facile fare su questo tema passaggi moralisti, però è necessario fermarsi ed individuare se gli amministratori stanno operando o non operando in nome e per la realizzazione degli scopi di un'organizzazione o per finalità terze, tanto dal punto di vista di finalità quanto dal punto di vista di coerenza con le normative dello Stato. La politica non c'entra, molto spesso nei nostri ambiti c'è una riflessione che viene buttato tutto in politica. La politica è all'inizio e alla fine, nel mezzo c'è una corretta amministrazione e attorno a una corretta amministrazione ci sono dei regolamenti, dei controlli, degli accompagnamenti e un monitoraggio sia interno sia reciproco, e su questo monitoraggio l'organizzazione di livello superiore, indipendentemente poi dalle previsioni della riforma che sicuramente aiuteranno e saranno interpretate, sono importanti. Nella vostra esperienza, in quella di Milano storica e recente, c'è stato forse il peggio che si poteva vedere in ambito di azioni e responsabilità che forse non è fatta valere. Vi lascio con una battuta molto facile, un po' scontata, scusatemi, ma voi potete immaginarvi, guardare gli altri si vedono molto facilmente i difetti, per cui immaginatevi un cardinale che prende i soldi delle elemosine in chiesa e si costruisce un attico. Non so se siete capaci di farlo, ma potete pensare a questa perversione per cui, ecco, sta distraendo delle risorse che sono raccolte con certe finalità e con certe detassazioni per delle finalità che non sono quelle per cui sono state convogliate. Immaginatevi degli amministratori che nella realizzazione dei propri scopi perdono addirittura una sede. Ecco, questa è una modalità in cui ci sono delle responsabilità e le persone che non hanno operato legalmente e moralmente nei confronti di un perseguimento delle finalità dell'associazione. Le associazioni non devono essere indifferenti, devono dotarsi di un'organizzazione, di un pensiero che possa accompagnare e debba accompagnare la rappresentazione democratica e l'azione degli amministratori. E sono onorato dell'invito a partecipare ai futuri gruppi di studio e spero che con un confronto su queste tematiche possa aiutare ad un cammino proficuo. Grazie Filippo. Ogni riferimento